Buonasera a tutti amici, buonasera Gaetano, buonasera Kyle. Ragazzi, scusate il ritardo, ma problemi tecnici del tipo che non voleva partire, come al solito. Io non so cosa faccio al mio OBS, al mio computer. Ho dovuto toccare un po', probabilmente c'era della cache in esubero e quindi guai. Grazie Gaetano per gli auguri, viva me! Raga, ho rotto le scatole a tutti per il mio onomastico perché sono una bambina e come bambina mi piace avere gli auguri. Comunque grazie, grazie a tutti. E stasera parliamo di un'autrice che ho apprezzato al classico, mi è stata fatta studiare tra virgolette al classico in associazione ad uno degli imperatori, ovviamente latini, Roma, ok? E stiamo parlando di Adriano. Questa autrice, Marguerite Yourcenar, vabbè, Marguerite, la chiameremo Marguerite perché mi dispiace, ma sono tra nomi inglesi e nomi francesi, come al solito sapete cosa può succedere. Io con le lingue straniere sono molto shish. E mi è stata ovviamente presentata dal professore di latino perché questa autrice ha scritto letteralmente un romanzo storico sulle memorie di Adriano, l'imperatore Adriano, che per chi non avesse idea di chi stiamo parlando è quello della villa di Tivoli, una villa gigantesca, sito archeologico importantissimo in Italia. E quindi ho detto mio onomastico, autrice che mi è piaciuta, ci mettiamo in mezzo ovviamente anche l'archeologia perché sono un archeologo e quindi ci stava. Mi direte sì, ma qualcosa di più carino. Oh, raga, voglio mettermi il peplo ma fa freddo, quindi fine mossa con la stufa, l'ho spenta per evitare rumori molesti, ho fatto scendere anche Stormi dalla terrazza così non sentite abbaiare o cose varie. Tutto deve essere pulito oggi, quindi computer mi raccomando, pregate per me per piacere. E direi di iniziare, scusate la mega premessa, però era per ovviamente farvi capire i miei guai, classici guai. Allora, la nostra Marguerite è appunto, già dal nome ci viene in mente, di origine francese, almeno da parte di papà, mentre per quanto riguarda la parte di mamma è di origine belga. Sappiamo che è una scrittrice e poetessa che si specializza principalmente sull'esistenzialismo, soprattutto il tema della morte, e non soltanto, a lei interessa, come disse al suo prozio Egor, tutte le cose umane, quindi dalla più bassa alla più aulica. È un po', se avete presente, abbiamo parlato del circolo degli Scipioni, è un po' l'humanitas del circolo degli Scipioni, ecco. Lei ha questa vena di fondo, è un personaggio che viaggia molto, ha diversi amori, sia dello stesso sesso che non, ed è anche la prima donna a entrare all'Accademia francese, all'Académie Française. E sappiamo che nasce a Bruxelles l'8 giugno del 1903. Sappiamo che il suo nome completo, ora preparatevi raga perché è un nome tipo lunghissimo, è Marguerite Antoinette Jeanne Marie Gisalienne Clenerc de Crayon, non lo so. Comunque è un nome che è tipo tanto, è un codice fiscale praticamente. Bravissimo Kyle, proprio francese anche lui, perfetto. Comunque è quel nome lì, suo padre, come ho già detto, era ricco borghese, uomo tutto sommato volubile, amante di viaggi, anticonformista, mentre per quanto riguarda sua madre sappiamo che
diciamo, morì di parto 10 giorni dopo, morì di peritonite. E principalmente anche di setticemia dovuti al parto, quindi tecnicamente morì di parto alla fin fine. E tant'è vero che la nostra Marguerite non ebbe una figura vera e propria femminile, bensì una figura più o meno di aiuto alla famiglia fu quella di sua nonna Noemi da parte di papà. Che però la stessa autrice descrive in maniera certe volte a tinte fosche. Soprattutto abbiamo questa descrizione di questa sua nonna, che comunque l'aiutò, gli diede dei tutor per, capiamoci, insegnarle fin da subito perché lei non andò mai a scuola, ebbe tutor privati. Però questa figura di questa donna, nei suoi ultimi scritti, che come vedremo sono un'opera somma di tutto il suo lavoro e di tutta la sua vita, viene descritta appunto come una figura un po' oscura per certi versi. Non che alla nostra Marguerite desse problema, perché ripeto, a lei interessava tutto lo scibile umano, quindi dalla cosa più degradata alla cosa più aulica. Fatto sta che appunto sin da subito lei si vede appassionata alla lettura, anche il padre l'assiste in questo. Sappiamo che già a 8 anni leggeva tranquillamente anche libri di filosofia, sappiamo che a 10 anni sapeva leggere tranquillamente, capiva il latino, e a 12 il greco. Già questo, voi penso che mi capirete, fa capire come questa figura fosse un piccolo genio, perché non è cosa da tutti a 10 anni, a 12 anni, conoscere quelle due lingue. Detto ciò, io qui vi faccio vedere un po' come al solito cosa abbiamo. Questa è lei da piccola, come potete vedere era proprio una patata, è proprio carinissima, era proprio carina. E con il padre questa bambina viaggia tantissimo e ha modo di conoscere tutta l'Europa, ha modo di anche vivere col padre comunque, e da lui apprende e incanala il suo spirito di avventura e di essere anticonformista. E dovete sapere che all'età di 17 anni, per farvi capire che questa ragazza era top, scrive il suo primissimo libro, sovvenzionato dal padre, e dovete sapere che questo primo libro, che è una collezione di poesie, viene a essere noto come Les Jardins delle Chimères, vabbè, non lo so dire, comunque delle Chimere. Qui avete appunto il volume. E dovete sapere che già all'inizio di questa sua avventura lei non usa ovviamente tutto il suo mega nome, che è Madonna Mia, ma usa uno pseudonimo, Marg Yorchenar, che prende l'anagramma del cognome paterno. Chimere ovunque, esattamente Chimere ovunque. Quando ho visto questa cosa, Kyle, io sono scoppiata a ridere. Perché ovviamente le chimere ci devono accompagnare sempre. Fatto sta che questa ragazza ha giustamente, con i tanti viaggi del padre, modo di visitare anche un posticino così, ragazzi, che nessuno di noi conosce, l'Italia. Viene in Italia, conosce l'Italia nel 1924. Mentre diciamo siamo in un periodo tutto sommato bislacco per quanto riguarda il mondo, lei viene, si fa una passeggiata, va appunto a Tivoli, dove vi era la residenza, almeno una delle residenze imperiali dell'imperatore appunto Adriano, e ne rimane scioccata, allibita, fantastico, oh mio Dio! È la cosa più bella che abbia mai visto. Questo è quello che passa nella sua mente. Inizia a prendere appunti. Rimane così estasiata che sappiamo che scrive delle bozze che poi
torneranno in un futuro, quando sarà molto più grande, a formare uno dei suoi capolavori, che è appunto Le memorie di Adriano. Però ne parleremo più avanti di queste memorie. Sappiate che io qui ho il volume qui sotto, quindi qualcosina ve la leggerò, magari non tutto, magari forse le qualche cosa delle prime pagine, così se siete interessati lo prendete, perché veramente merita. E fatto sta che a questi primi appunti successivamente va associato Chimere. Beh, era troppo lungo per entrare nei libri, ci sta che era troppo lungo, però vabbè, che vuoi farci. Comunque, il suo primo vero e proprio libro, romanzo, è questo qui. Lo scrive, e almeno lo pubblica, nel 1929, e ha due titoli: Alexis o Trattato di una lotta vana. Questo romanzo è molto, a mio avviso, di introspettiva, perché vi spiego. È una lunga lettera in cui l'autore, cioè di questa lettera, che è il protagonista, che è un musicista famosissimo nel suo mondo, tutti lo acclamano, tutti lo vogliono, si sfoga con la moglie perché le rivela a cuore aperto, praticamente, di essere gay. E decide, ovviamente spiegando tutte quelle sue motivazioni perché vuole fare ciò, decide e le chiede di chiudere i rapporti, cioè giustamente il suo cuore appartiene a un'altra persona. E quindi da qui, diciamo, con questo romanzo che ha un successo abbastanza notevole, la nostra protagonista, la nostra autrice, si vede a iniziare a farsi strada per quanto riguarda il mondo non solo nazionale ma anche internazionale, quindi inizia ad avere le prime luci, i primi riflettori su di lei. Detto ciò, sempre che non sbagli, no, infatti stavo sbagliando, detto ciò, abbiamo successivamente le pubblicazioni di altri volumi che sono derivanti e scaturiscono principalmente dalla morte del padre in poi. Infatti, nello stesso anno in cui la nostra protagonista pubblica il suo primo romanzo, muore anche il padre dell'autrice, quindi Marguerite si ritrova senza papà. Si ritrova senza papà e inizia a fare una vita da bohemienne, una vita anche non solo dedita all'alcol magari, o comunque dedita ai viaggi, ma una vita che è quella di cercare, cerca nozioni, cerca caratteristiche umane, cerca l'uomo. È un po' come il filosofo cinico Diogene, che inizia a cercare, si mette alla ricerca, inizia a viaggiare dalla Francia fino a Istanbul, Atene, Bruxelles, fa avanti e indietro. E a questo punto, in queste sue pellegrinazioni, appunto, scrive questi volumi. Il primo tra questi è quello fatto nel 1936 con il titolo Fuochi. È il primo che vedete, è un po' sfocato, però è dove c'è la faccia di lei, per capirci, è il bollino giallo. Intanto abbasso un attimo l'audio perché mi dà come al solito fastidio. Scusate ragazzi, lo sapete che io ho problemi col mio stesso audio. Ok, io ho veramente problemi col mio stesso audio, mi infastidisco facilmente. E in Fuochi abbiamo la trattazione di una serie di alla fin fine tematiche che si ispirano molto alla mitologia,
che hanno come appunto tema di fondo l'amore non corrisposto. L'amore non corrisposto che in questo periodo tocca anche l'autrice, perché la nostra Marguerite si trova a innamorarsi di un ragazzo scrittore e diciamo artista, editore francese di nome André Fragneux, non lo so, comunque questa figura che tecnicamente però è omosessuale, quindi si ritrova giustamente a essere in una situazione di amore unilaterale per un ragazzo che non la desidera. E da qui i fuochi. Successivamente, con questi viaggi, si ritrova anche a passare dall'Italia. Passa per l'Italia e da qui abbiamo invece l'altro scritto che potete notare, Monete del sogno, che a tema, siamo in un periodo comunque particolare della storia d'Italia, 1936-38, sapete tutti in che periodo ci troviamo, si trova a scrivere queste monete del sogno con una tematica che narra le vicende italiane di quel periodo, che i vestiti neri non piacciono a nessuno, almeno se non si è in lutto. D'altra parte continua nei suoi viaggi e, vi ho già detto, arriva in Grecia, ad Atene, fino all'Istanbul, si fa un pochino tutto il Mediterraneo e ultima di questa almeno serie di scritti è appunto questa serie di novelle, racchiusa appunto nelle novelle orientali, pubblicata nel 1938, con tematiche, scusate se mi allontano, non devo farlo perché se no non mi sentite bene col microfono, con tematiche che sono appunto giranti, ok? Che hanno come tema la mitologia orientale, la cultura orientale, quindi abbiamo delle riproposizioni di miti, di classici, riportati magari anche in una prospettiva moderna per certi versi. Detto ciò, io vi dico che quest'autrice è molto legata alla tematica dell'amore non corrisposto o dell'amore sofferente, ok? Infatti, tornando a casa, si ritrova appunto a scrivere un altro volume con questa tematica. Il colpo di grazia, anche qui, è una storia di una figura femminile che si innamora di un uomo, che però tecnicamente non contraccambia perché è innamorato del suo migliore amico. Quindi è un tema forte, vi dico tranquillamente, l'autrice è per certi versi affine al mondo omosessuale, giustamente non vi è nulla di male, quindi era felice con la sua compagna di cui ora parliamo e si deve essere solo contenti per loro perché hanno vissuto una vita insieme queste due figure femminili. E appunto, parlando di figure femminili, dovete sapere che altra passione della nostra Marguerite è quella di tradurre testi, tradurre classici, tradurre in francese ovviamente anche testi di tutto sommato contemporanei o comunque giù di lì. E in queste sue pellegrinazioni dovete sapere che lei ha modo di incontrare in prima persona un'altra autrice di cui abbiamo parlato, una certa Virginia Woolf. E la nostra buona Virginia le permette di tradurre tranquillamente in francese
una delle sue opere, di cui sempre abbiamo parlato, Le Onde. Quindi, ovviamente la cultura e i legami tra intellettuali erano presenti anche al tempo e le due si conoscevano tranquillamente. Quindi immaginatevi il mood. Detto ciò, ecco, questa la figura, vedete, la figura in seppia è la nostra autrice, Marguerite. La figura invece in bianco e nero è la nostra Grace Freak. Questa donna conosciuta tutto sommato a Parigi, in un hotel, le due si sono incontrate così, in maniera forse fortuita, non lo sappiamo. Questo incontro avvenne nel 1937 e sappiamo che nel 1939 le due si riuniscono negli USA decidono da quel momento in poi anche di vivere a tutti gli effetti insieme. Dovete sapere, per quanto riguarda la figura di Grace, che non era la prima venuta, non era una stupida tra le altre cose, ma era una figura intellettuale dell'università, se non sbaglio New York dovrebbe essere, e decise di mollare tutto, decise di mollare la sua carriera universitaria in favore della persona amata. Tant'è vero che sappiamo che divenne traduttrice ufficiale dei testi di Marguerite in inglese, sappiamo che fu la sua spalla forte in tutto, nei suoi momenti di difficoltà, di pianto, di sofferenza, Grace ci fu tantissimo, soprattutto anche nei momenti di depressione e diciamo di sensazione malvagia, tra virgolette, comunque di ansia e ipocondria dell'autrice. E la nostra eroina, quindi Grace, non abbandonò Marguerite neanche nei momenti in cui anche lei stessa sette male, ebbe il tumore al seno, si fece operare, eccetera, eccetera, però voi immaginatevi come può essere una situazione del genere in una famiglia, cioè in generale quando c'è qualcuno che dei nostri cari che sta male di certo non si gioisce assolutamente. E le due decisero appunto di stare insieme, presero una casetta nel Maine, principalmente nel paesino che si chiama Mountain Desert Island. Non mi chiedete perché un nome del genere in un paesino, sono inglesi, ci accontentiamo, contenti loro, contenti tutti. E dovete sapere che una cosa del genere avvenne anche grazie al fatto che nel 1947 la nostra Marguerite divenne a tutti gli effetti cittadina americana. Il suo nome, diciamo pseudonimo, divenne il suo nome ufficiale, perché ricordiamo, io ho un problema con sto coso, però lei si chiamava Yorchenar, che è molto inglese, molto English, but meglio, se io avrei preferito che rimanesse in francese, almeno era più facile per me da dirlo, salvandosi i documenti, molto probabile, molto probabile, però abbiamo queste due che vanno a vivere tranquillamente insieme nel 1950 e, come vi ho già citato, in questa tranquillità, in questa serenità che era la loro casa nel Maine, Marguerite Yourcenar versus Marguerite Antoinette Jeanne, esattamente, raga, vabbè, ok che era figlia di nobile, perché la mamma era nobile, belga, però hanno un pochino esagerato col nome, però vabbè. Comunque, in questo ambiente molto sereno nel Maine, l'autrice nel 1951 pubblica Le Memorie di Adriano. E per farvi capire, io il testo ce l'ho ed è questo qua. Ok?
Mi chiederete, lo so, perché qualcuno lo farà, lo so. Ma sono delle fotocopie! Raga, non ero all'università, ero alle superiori e a stento c'avevo voglia di campare, ok? Comunque ci ho studiato sopra e ci sono i miei appunti sopra. Quindi tranquilli, che riuscirei a studiare anche su delle lenzuola io. Non mi faccio problemi su nulla. Vabbè, però comunque il testo c'è, ecco, il testo c'è. E per quanto riguarda le memorie di Adriano, cosa possiamo dire? Ovviamente il testo si rifà a tutti gli effetti a una presunta lunghissima lettera, perché sono tipo 170 pagine, più di 170 pagine di scritto, ok? Lunghissima lettera indirizzata da Adriano a un presunto nipote del suo successore Marco Aurelio, quindi proprio l'inizio è: caro Marco, partiamo benissimo, cioè proprio per farvi capire che è una lettera. E in queste memorie di Adriano, che sono comunque un romanzo storico, abbiamo proprio un excursus della vita dell'imperatore, che racconta come lui si sia fatto in qualche modo controllare dai medici, dal suo medico poi di palazzo di fiducia, e si rende conto che gli manca poco da vivere. Proprio sono gli ultimi momenti della vita di Adriano e lui scrive a mo' di lettera, ma anche di autobiografia, questo testo. E ovviamente in questo testo l'autrice mostra come il divo Adriano era un esponente ovviamente aulicissimo dell'umanità, era amante del bello, dell'intelligenza, era aulico, era colto, eccetera eccetera, però anche lui aveva dei lati oscuri, come tutti gli uomini, e questi lati oscuri non lo mettevano in disagio, o comunque anche nella sua società non erano visti come punti negativi, ma bensì lo rendevano ancora più affascinante, perché l'umano è una figura grigia, non è né bianca né nera, e quindi appunto l'humanitas, che sia la cosa più aulica o la cosa più bassa, è comunque l'uomo, la figura umana è quella, rimane sempre quella. E nelle memorie di Adriano vediamo, vi dico, leggeremo alcuni passi in cui lui dice: ai miei tempi, classica cosa dei nonni, ai miei tempi andavo a caccia, ai miei tempi nuotavo, ai miei tempi correvo, ora non posso far più nulla, mannaggia a me, mannaggia, non ce la faccio più perché sto morendo, ho problemi col cuore e ho difficoltà a respirare, ho delle sensazioni tipo di arresto e ho delle crisi. E lui dice: io non so quando e come arriverà, sicuramente non morirò però in maniera tra virgolette vichinga, eroica, pugnalato da una spada, o non morirò in maniera magari investito da un cavallo, ecco, so già come morirò. Ed è questo il brutto di chi è malato, perché non sa quando accadrà, ma sa che comunque è vicina la situazione, cioè questo è il mood. E tra le altre cose, in queste memorie di Adriano l'autrice non solo mostra i bei vecchi tempi, ma mostra anche come vive attualmente Adriano, quindi i banchetti, il fatto che mangia, beve, si diverte, in qualche modo ancora è arzillo l'imperatore, e mostra anche il suo mood per quanto riguarda gli amori passati, e parla di una figura che a noi c'è tutto sommato nota, che è quella di Antino. Questa figura storica era il giovinotto amato a tutti gli effetti da Adriano, sappiamo, nel testo si dice che morì suicida, annegato nel Nilo. Ora tu sei sotto l'ala di un imperatore, non so fino a che punto tu possa morire suicida,
penso che qualcuno gli abbia fatto Antino, uff, però ovviamente non ero lì presente, quindi io, questa è una mia insinuazione, non è appurata da elementi archeologici eccetera eccetera, però tecnicamente parlando oppure scavalcando, metti il piedino, Antino, c'è un coccodrillo proprio da accarezzarlo. Stiamo parlando del Nilo, ragazzi, e il Nilo era pieno di coccodrilli. Sta di fatto che comunque, come fonte storica, vi posso accertare il fatto che sulle monete di quel periodo, dopo la morte di Antino, o comunque vi furono diversi templi dedicati a questa figura che su desiderio dell'imperatore venne divinizzata. Quindi dovete sapere anche questo fatto. Comunque sono entrambe figure storiche esistite e con un background dietro. Capita di voler vedere da vicino gli alligatori, i coccodrilli di... Sì, appunto, che fai, te ne privi? Cioè, vanno visti. Poi se perdi un braccio, vabbè, fai come Antino. Fatto sta che leviamo questi due simpatici figlioli e continuiamo con il nostro mood, perché giustamente dopo le memorie di Adriano, l'autrice continua tranquillamente a scrivere, e sappiamo che non solo fa un compendio a tutti gli effetti di tutte le sue opere tranquillamente, fa un inventario più che di tutte le sue opere, di tutti i suoi saggi, permettetemi la precisazione, che ha scritto fino a quel momento, e sappiamo che si dedica ancora alle traduzioni, ma soprattutto nel 1968 scrive l'opera Al Nero. Ora, questo testo è un testo molto interessante perché, oltre ad essere un altro dei due capolavori, cioè dei, in realtà sono quasi tutti capolavori a mio avviso, però oltre ad essere uno dei capolavori dell'autrice, ha diverse citazioni intrinseche. Perché vi dico questo? Quest'opera, che ha come base la storia di un filosofo scrittore in un periodo che è il tardo del Rinascimento, mostra già dall'inizio come questo scrittore sia in qualche modo ricollegabile all'autrice, perché ha il nome del suo filosofo preferito. Lei, vi ho detto, ad 8 anni già leggeva, e che cosa leggeva? Zenone. Come si chiama il protagonista di questo libro? Zenone. E tu dici, va bene, Marguerite, l'abbiamo capito che ti piace Zenone, ok. E qual è la trama di questo volume, di questo libro? Praticamente, come ogni filosofo, il buon Zenone si ritrova a desiderare la libertà e il sapere. È una figura estremamente intelligente, associata anche ad altre figure, e benché l'ambiente colto del tardo Rinascimento, siamo ancora con in Italia, per dirvi, no? Abbiamo Michelangelo, abbiamo i medici, eccetera, eccetera. Zenone comunque si sente imprigionato, si sente sofferente, si sente che non è libero come vorrebbe essere. C'è una sofferenza intrinseca in tutte le persone che lo circondano, e ovviamente anche in se stesso, e si chiede, si fa quesiti che se voi un giorno vi ispirerà di leggere questa opera, vi dico, sono quesiti estremamente moderni, sono quesiti che citando un autore che, vabbè, citando alcuni critici che hanno letto quest'opera, vi dico, i termini coniati erano diciamo domande senza tempo, quesiti moderni e cose varie, cioè sono quesiti che possono essere tranquillamente rividibili anche
oggi. E ovviamente con una situazione del genere si sarà fatta una nomea, la bambina si sarà fatta una nomea che è estremamente gigante ed estremamente importante perché a partire da un certo punto della sua vita in poi la nostra protagonista si ritrova a parteggiare per associazioni non solo culturali ma soprattutto inerenti alla pace, inerenti al desiderio di uguaglianza e non solo è partecipe ma anche lei sprona a questi atteggiamenti, sprona a una vita che sia più armoniosa in tutto. E questo atteggiamento ovviamente la rende famosa, e nei suoi testi, nei giornali e non solo, anche per quanto riguarda un posticino così, privo di nozioni, privo di nulla, l'Accademia Reale del Belgio. Che sarà mai un posto in cui viene resa a tutti gli effetti personaggio illustre, gli viene data tipo la laurea ad honorem, cioè comunque la rendono partecipe di tutti i lavori e di tutte le conoscenze di quel luogo, e capiamoci, all'Accademia Reale Belga c'entravano in pochi. E questo avviene nel 1970, mentre 10 anni dopo, ed è qui la cosa che vi ho detto anche prima, un unicum, praticamente è stata la prima in assoluto, viene a essere vista come appunto la prima donna ad accedere all'Accademia, all'Académie Française. E quindi immaginatevi cosa possa significare. Era ormai una figura a tutti gli effetti di spicco. Cosa succede? Cosa succede dopo? Succede che lei scrive ancora, siamo ormai arrivati in un periodo in cui siamo prossimi alla sua scomparsa e nelle sue opere scrive diciamo una recensione, un saggio inerente al modo di impostare la scrittura giapponese, quindi una recensione per quanto riguarda prosa e poesia giapponese. Scusate, mi stavo ammazzando. E scusate ragazzi. Scusate tantissimo. E poi, cosa più importante di spicco, scrive un mega volume, che in realtà è una trilogia alla fin fine, dedicata alla sua famiglia. La trilogia prende il nome come Le Labyrinthe du Monde, quindi il labirinto del mondo, ed è composta appunto da questi tre volumi che vedete, Care Memorie, Kill, L'Eterne e Gli Archivi del Nord. Qui abbiamo la sua storia della sua vita, per quanto riguarda qui L'Eterne abbiamo appunto la sua descrizione umanistica e umana dell'Humanitas, diciamo del circolo degli Scipioni al suo prozio Egor, in cui vi dicevo prima lei non disprezzava nulla di ciò che era umano, anzi lei cercava l'uomo, mentre negli archivi del mondo vi è quella descrizione di sua nonna a tinte fosche di cui vi raccontavo sempre prima. Quindi immaginatevi, è proprio un compendio, un mega volume che racchiude tre volumi in cui c'è proprio tutta la sua storia familiare.
Non vi sto ovviamente a dire tutti i dettagli di famiglia perché mi pare un po' una cosa stupida. Detto ciò, se volete tutti i dettagli della sua famiglia e vi piace il gossip, leggetevi Le Labyrinthe du Monde. Detto ciò, cosa succede? Cosa succede dopo? Succede che a un certo punto, nel 1979, abbiamo la scomparsa di Grace. Grace muore e successivamente lei si invaghisce di un giovane regista e fotografo di nome tecnicamente Jerry Wilson, che lei sprona a fare i suoi lavori e diciamo molte anche delle sue illustrazioni, cioè nei volumi della Buone Marguerite derivano da lui, e sta di fatto che però a un certo punto anche il buon Jerry scompare, principalmente nel 1986, e cioè scusate, errata a correggere, no, sì, no, ho detto giusto, scusate, mi sono un attimo confusa tra la sua data di morte e quella di Jerry, perché dopo, un anno dopo preciso alla morte di Jerry, quindi nel 1987, abbiamo la sua morte. Abbiamo la sua morte a 84 anni e appunto qui avete la lapide, ovviamente ho trovato soltanto la lapide sua, però dovete immaginarvi che al fianco ha da una parte la lapide di Grace e dall'altra quella di Jerry, per in un certo senso ricordare l'unione di queste tre persone, che erano appunto le persone amate da Marguerite. E detto ciò, immaginatevi quale sia il peso di questa figura. Questa figura che non si è fatta alcunissimo problema a essere anticonformista. Ricordiamoci che negli anni in cui vive il desiderio per un'altra donna o comunque essere innamorati di personaggi omosessuali, sapere chi erano magari figure omosessuali, era un po' pericoloso. Lei a modo, cioè nell'infanzia vede la prima guerra mondiale e diciamo nella sua età adolescenza / età adulta a modo di vedere la seconda guerra mondiale, quindi immaginatevi cosa ha vissuto questa donna e immaginatevi anche la testardaggine di accettare i propri ideali e di continuare a lottare per questi. Ideali che sono tutto sommato comprensibilissimi, non possiamo dirle nulla perché cercare l'umanità in un periodo di guerra, prima e seconda, è tanto, è tanto. E ripeto, ricordiamoci che una delle sue opere è dedicata al fascismo. E principalmente possiamo anche notare come viaggiare le abbia portato grandi vantaggi, come possiamo dire forse ispirazione del padre, che era lui stesso un viaggiatore e la portava con sé sin da piccola. Lei nei suoi viaggi ha avuto modo di fare conoscenze e di ampliare la propria cultura, oltre che a cercare nuove valvole per ispirarsi e creare nuove opere. Tant'è vero che non possiamo, cioè almeno queste sono mie opinioni personali, poi ovviamente ditemi voi, viaggiando si apre la mente, la cultura, esattamente Gaetano. E io per quello che ho potuto notare, forse questa è una mia opinione personale, leggendo i suoi testi ho avuto pienamente conferma che secondo me lei è nata in un periodo sbagliato, perché tranquillamente lei si rifà a piene mani alla cultura classica e non soltanto nelle memorie di Adriano, che là mi direte voi, sì vabbè, palese,
guarda, non c'entra nulla. Ma in generale anche di tutto l'ambaradan che ne veniva dietro. Quindi io ho appena notato una cosa che mi si è aperta una pagina che non mi si doveva aprire. Ragazzi, datemi un secondo. Ho chiuso, va bene. Scusate, un attimo, ho visto una cosa che mi si era aperta e non mi si doveva aprire. Quindi, tecnicamente, a mio avviso, l'autrice è a tutti gli effetti figlia di un neoromanticismo, comunque un romanticismo o un risorgimento, sì, risorgimento, non risorgimento, perdon, volevo dire rinascimento, il mio cervello già inizia a sfasare, che la porta a cercare da una parte il classico, il gusto del classico, dei filosofi classici, ripeto, ama Zenone, ama, vabbè, capite il peso di questa figura. E quindi da qui Rinascimento e dall'altra parte anche un gusto pienamente umanistico che è anche sentimentale e anche gusto del sublime romantico in cui a tutti gli effetti nel romanticismo vediamo che al centro di tutto non c'è più la figura classica, ma c'è l'uomo. È un bel, questa figura di Marguerite è un bel mix interessante da spolpare, soprattutto ricordandoci che questa figura è del Novecento, quindi completamente estranea a futurismo, a decadentismo. Voi direte: sì, ma sono fenomeni in Italia. C'erano anche negli altri stati, ok? Cose simili c'erano sempre anche negli altri stati. Quindi non preoccupatevi di questo fatto. E sono tematiche, lei usa un linguaggio che è comunque antico ed è perfetto, cioè per me è una cosa fantastica. Detto ciò, ora mi permetto di, se voi avete modo, non aspettatevi una lettura aulica perché ricordiamoci che, vabbè, stasera stanno succedendo cose strane. Comunque, non ho una lettura aulica come magari i grandi doppiatori, però apprezzate comunque. Ah, ciao, ma non puoi stare qua. Non puoi. Poi vi racconto, per chi vuole sapere cosa sta succedendo in camera mia e perché stanno succedendo tante cose, vi racconto tutto a fine live, perché la live ancora non è conclusa, se si sta ferma. Oltre a Stormi, io ho anche altre bestie in stanza, sappiatelo. In questo momento non sono per nulla da sola. Allora, come vi dicevo, parliamo un pochino delle memorie di Adriano, dicendo subito che Adriano in queste memorie ha la bella età di 70 anni e appunto ha come inizio: mio caro Marco, sono andato stamattina dal mio medico, Ermogene, recentemente rientrato in villa, Tivoli, da un lungo viaggio in Asia. Saltiamo, eh? Ti risparmio particolari che sarebbero altrettanto sgradevoli per te, quanto, lo sono per me. È la descrizione del corpo di un uomo che si inoltra negli anni ed è vicino a morire di idropisia del cuore. Penso sia un qualcosa inerente all'acqua. Io, cioè, per me, io conosco l'acqua nei polmoni, l'idropisia non so cosa sia di preciso, però successivamente nel testo dice che soffre di attacchi di mancanza di aria. Quindi comunque immaginatevi una malattia di questo genere. Saltando di diverso, perché lui giustamente qui si sfoga dicendo: eh sì, ma il medico non mi vuol far capire che sto male. Una delle citazioni è questa: chiunque può morire da un momento all'altro, ma chi è malato sa che tra 10 anni non ci sarà più. La probabilità che io finisca per una pugnalata al cuore
per una caduta da cavallo, ormai sono remote. La peste, diciamo la lebbra e il cancro sembrano definitivamente allontanarsi. Poi, questi sono tipo delle citazioni, oppure il problema è tutto qui, come il viaggiatore che naviga tra le isole dell'arcipelago, vede levarsi a sera i vapori luminosi e scopre a poco la linea della costa. Così io comincio a scorgere il profilo della mia morte. Per dirne un'altra, ho visto la morte vicina. Per farmi coraggio, mi sono detto che almeno sarei liberato dai pranzi. Tradotto, è così chiatto in questo momento che sta a esplodere. Oppure, citando vi dico il contesto, lui dice: io ho amato correre, saltare, andare a cavallo e per quanto riguarda appunto il suo cavallo, dice: tra Boristene e me i rapporti erano d'una precisione matematica. Obbediva a me come al suo cervello, non come al suo padrone. Ho mai ottenuto altrettanto da un uomo? Che tra l'altro è la classica affermazione del e gli animali sono sempre migliori delle persone. Qui, ovviamente, io vi dico, è tutto un susseguirsi anche di battute per quanto riguarda il Senato, Cesare, c'è tutto un ambaradan molto simpatico. È un'escalation che veramente questo libro lo consiglio tantissimo perché vi divertite tantissimo. I cinici e i moralisti si trovano d'accordo nel collocare la voluttà dell'amore tra i piaceri considerati volgari, tra quello del mangiare e quello del bere, pur dichiarandole meno indispensabili, poiché ci assicurano se non puoi, se, può fare a meno. Dal moralista mi aspetto di tutto, ma mi stupisce che si inganni il cinico. Ammettiamo che gli uni come gli altri abbiano paura dei loro demoni e che cerchino con ogni mezzo di alleviare il piacere per cercare di sottrargli la potenza quasi terribile alla quale soccombono, il mistero del quale si sentono travolti. E qui, ragazzi, 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 ovviamente qui l'autrice la fa anche un po' beffa. Dicendo, almeno facendo dire al buon Adriano, i moralisti, i cinici, chi vuole essere puro, si lamentano è sbagliato, è male l'amore, mentre comunque è tra il bere e il bere, in senso alcolici, e mangiare, in senso non mangiare regolato, ma strafogarsi, non so, penso che non sia una parolaccia, comunque mangiare in abbondanza, e facendolo dire da Adriano le dice: sì, ma tecnicamente parlando posso capire che i moralisti dicano di tutto, ma i cinici si rendono conto che l'amore è l'unico elemento che per certi versi soggioga i nostri demoni? Che cos'altro li blocca se non l'amore? Oppure, sì, ora non vi leggo tutto, lo so che sennò poi vi annoiate, però è per darvi ovviamente delle pillole. Vi dico, ho soltanto girato due pagine, quindi sono 170, ho controllato, scusate, sono 172, quindi è voglia, se volete leggere ne avete di roba. Allora, mi colpire... Scusate, mi colpirebbero di più se non mi venisse fatto di chiedere a me stesso in che cosa la sofferenza dell'erba falciata differisca esattamente da quella di un montone sgozzato.
qui i principi di pace, di amore, di rispetto reciproco, trucidare, qual è la differenza tra dolore e dolore? Perché ci si deve pensare che qualcosa sia meno dolorosa dell'altra? Qual è la differenza tra morire da una parte e morire dall'altra? Ricordiamoci che in questo momento, in queste memorie, Adriano è vicino alla morte, quindi lui l'ha vissuta in tante guerre, sa che deve arrivare, non si lamenta, non è pavido, però da un'altra parte dice: ho timore di cosa mi sto andando incontro. Ovviamente, ragazzi, c'è anche da dire una cosa. Come ho già detto, vedete, ho tirato su pochissime pagine, eh? Quindi, ripeto, leggete questo, merita, le memorie di Adriano meritano tantissimo, però il concetto è: a cosa corrisponde tutto questo? Perché l'imperatore si dimostra pronto da una parte dalla morte, ma dall'altra parte pronto per nulla. È un modo per dare l'idea di come si sente anche una persona quando si avvicina a un momento che comunque ti senti. Ripeto, l'autrice fa parte degli esistenzialisti, fa parte di individui, fa parte di una cultura, di una filosofia che cerca l'uomo. È in Adriano, in quest'opera, in realtà, come anche nell'opera appunto in cui il protagonista è Zenone, in realtà non è il protagonista, ma è l'uomo in sé. Lei cerca l'uomo, lei è filosofia. Lo so, finiamo sempre a parlare di filosofia, però è filosofia. Anche in questo caso vediamo come in antico, così nel moderno, le persone hanno dei principi che sono uguali. La paura nei confronti della morte, il fatto che la morte non la puoi fermare, il fatto che c'è sofferenza nell'amore non corrisposto, come la nostra protagonista, la nostra Marguerite, per certi versi è anche una moderna Saffo. Perché, ok, mi direte voi, ma Saffo era donna con donna e la sua relazione con Grace è andata bene, però per quanto riguarda le relazioni con quelle altre figure maschili, di cui abbiamo parlato con André e con il buon Wilson, lo chiamo per cognome, non sono andate bene, giustamente. Nella prima lui era omosessuale, nella seconda era ragazzetto, lei ormai aveva l'ottantina, però per farvi capire, è la classica cosa dell'amore non corrisposto, dell'amore unilaterale. Sono proprio tematiche per certi versi fisse che in antico, così come nel moderno, risultano attuali. Io non so, ovviamente, ora chiedo a voi, rilascio la palla a voi, ditemi un po' cosa ne pensate. Mi rendo conto che questa autrice non è studiata per nulla. Mi rendo conto che sono andata a prendere forse un'autrice non conosciuta in Italia, però da quello che vi ho raccontato, cosa vi ha ispirato questa figura? Disgusto? Le relazioni omosessuali non vi piacciono, non vi interessano? Interesse? Mi siete incuriositi perché magari per certi versi vi rispecchiate, nel senso c'è un amore non corrisposto nella vostra vita? Magari curiosità, perché comunque sono romanzi storici, quindi magari ci sono, anche se in maniera indiretta, qualcosa riconducibile veramente alla storia, esempio il fatto del buon Adriano con Antino. Raccontatemi voi. Intanto io bevo un attimo perché sto morendo. Ok, per lo più curiosità, per lo più curiosità, ci sta da Dio. Penso di essermi raffreddata in qualche modo, perché ieri sono andata a prendere stormi, ho preso una ventata,
E stamattina mi sono svegliata col mal di gola, naso che è chiuso e ora sto a tossire tantissimo. Quindi penso che un minimo di raffreddore di averlo preso. Allora, Interesse la vedi come un'autrice molto aperta, ma lo era. Gaetano lo era tantissimo. Sta di fatto che la sua vita, neanche nella mancanza della mamma, cioè per carità, povera signora, non, cioè, porella, no, però il fatto che comunque il padre si doveva prendere cura della figlia perché la figlia era orfana di mamma, quindi non poteva rimanere a casa e quindi la doveva portare con sé, oppure magari il periodo invernale lo passava con la nonna nella casa dove abitava la nonna. E non il periodo invernale, il periodo estivo, mentre il periodo invernale stava col papà e il papà viaggiava essendo un commerciante, comunque un borghese ricco che si muoveva, è stata sin da cioè la bambina sin da piccola è stata di mentalità molto, molto aperta. Sicuramente sfortunata in amore, però fateci caso, è una tematica fissa, ma non è che dici Intial te li vai a cercare apposta, no? È una tematica fissa che nelle mie live gli autori che prendo hanno o genitori morti, almeno uno, e non lo faccio apposta, però è così, o hanno molte figure per quanto riguarda l'amore, o scarse e strane, cioè nel senso. Ho parlato prima della Wolf, lei, cioè le due si conoscevano, è stesso periodo e stessa linea sentimentale, a entrambe piacevano figure del loro stesso sesso. Ricordiamo per Virginia c'era il marito Leonard e la nobile di cui tra le altre cose si ispira anche nel suo Orlando, volendo citare. È tipo gli anime dove ci sono 3-4 orfani, ma giuro non lo faccio apposta, sono i miei autori preferiti, io dico vabbè ho letto di loro, li porto ai ragazzi e poi vado a controllare e dico ah ma non mi ricordavo che era orfana, e vabbè pazienza, gli è morto il papà, e vabbè, e gli è morta la mamma, e vabbè, lo so, sembro stronza, però non lo faccio apposta, mi ritrovo in questa situazione problematica, sta diventando una cosa inquietante tra le altre cose. Sì, infatti per questo ti dico, lei è stata anche estremamente, l'ho detto anche prima Gaetano, proprio per questo, cioè hai fatto un'ottima affermazione, al tempo l'amore omosessuale in prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale soprattutto, era illegale, era al bando, cioè ricordiamoci che i diritti per gli omosessuali sono una cosa recente e lei è riuscita tranquillamente a, proprio anticonformista al massimo, a stare con la sua gressa alla fin fine. E tra le altre cose, mentre la Wolf sappiamo che ha avuto un amore travagliato e poi si è sposata con Leonard, eccetera eccetera, però sappiamo molto bene che sotto la seconda guerra mondiale chi amava le persone dello stesso sesso non facevano una bella fine. Non mi piace, non mi piace parlare di queste cose su questo canale, però in effetti è storia e i fatti sono fatti, la conoscenza è una conoscenza che purtroppo conoscono tutti e che non va dimenticata perché comunque non, la guerra e quella prigionia, diciamo così, quella prigionia tra molte virgolette, perché era condannare a morte così tante persone in maniera atroce, non andava, cioè è stata una cosa orribile. Quindi sì, assolutamente sì, era un amore nascosto, era un amore che non doveva esserci se ci tenevi alla tua vita. E lei visse per un lungo periodo, prima di mettersi con Grace e andare in America con Grace, eccetera, eccetera, cioè nel 40
a Parigi, diciamo che tecnicamente, ora non mi ricordo, 47, si sono incontrate loro due e siamo già nel secondo conflitto mondiale alla fin fine. Quindi in quel momento quando si sono innamorati, si sono messi insieme, è stato ok, bene, stiamo insieme, perfetto, trasferiamoci in America perché ci ammazzano. Era così, eh. Era da tutte le parti, così sì, esattamente, era da tutte le parti, ma io ricordo che le due si sono incontrate nel 1947 e nel 49 lei è andata in America, si è fatta cambiare ovviamente il nome, e dal 50 in poi si sono fatti la casa nel Maine e lì vabbè, erano tranquille, relativamente tranquille, eccetera, eccetera. Però probabilmente non sappiamo neanche se la loro relazione era vista come appunto tra migliori amiche, tra virgolette, o in America vi fosse una libertà più ampia. Di sicuro non si potevano sposare, sicuramente non si erano sposate, però condividono la stessa casa e bella, coinquiline, coinquiline, ecco, però per dire ovviamente. Purtroppo non, io non sono avvezza a vedere questi atteggiamenti che purtroppo in antico, un secolo fa, quindi in antico c'erano, trovo che facciano schifo, però non vedo perché due persone non si possano sposare. Se c'è l'amore, va bene, se non c'è l'amore, allora ok, cioè, sti cavoli, ma se due persone si amano, va bene per me. E boh. Facevano finta di non vedere, probabilmente sì, cioè nel senso, vabbè, sono due coinquiline, stanno insieme, sono migliori amiche, però una cosa del genere in Europa in quegli anni. Ciao! In Inghilterra facile che le processavano, ma la Wolf, cioè si è messa con Leonard l'amava, la Virginia l'amava Leonard. Però sappiamo tutte e due, infatti lei dice: sei stato uno dei miei due grandi amori, però Leonard sapeva che la moglie c'era altro. Infatti era sposata con lui, però l'altro grande amore era finita come era finita. Cioè, scusate ovviamente questo excursus su un periodo storico che non sono propriamente adatta per narrarlo. Io non posso parlarvi di tranquillamente di Adriano e di Antino, però dal 1990 in poi io sono out, una parte di storia che non voglio conoscere perché mi fa male. Mi crea nervoso e fastidio. E infatti, quindi aveva la copertura sociale. Ciao Jonathan, tutto bene? Stavo per chiudere. Sei arrivato alla fine della live, tesoro, mi dispiace. E perché alla fin fine il nostro appuntamento con i libri è giunto al termine. Turing fu. Esattamente, esattamente. Però lei si salvò grazie a Leonard, la Virginia ovviamente. E comunque ragazzi, se avete qualcuno dei vostri, ovviamente fatemi sapere così facciamo un baby ride. E buona. Io spero che comunque questa trattazione vi sia piaciuta. È stata estremamente divertente per me. E grazie ancora per gli auguri, mi hanno fatto molto piacere. Lo so, molti di voi non festeggiano neanche l'onomastico, però nella mia famiglia si usa e quindi io sono una bambina su queste cose. Grazie Gaetano, sono contenta che ti sia piaciuto. Dai, dai, dai.
Ditemi se ci sono dei vostri, così si fa il piccolo ride simpatico alla gente bella. E intanto controllo tutto, che funziona. Allora, tu nope, gli altri? Dai, che tecnicamente siamo anche relativamente tanti, quindi se c'è qualcuno sarebbe molto carino mandare a qualcuno. Aspettate che intanto io cerco nei miei. Magari, vabbè, lasciamo stare, ovviamente non c'è. Ah, mannaggia lui. Ok, non nessuno. E Jonathan? Se non sei scappato? Oh no. No, 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 no. Che succede? Ah, è tornato tutto come era prima. Scusate ragazzi, c'è stato un attimo di lag, di cosa. Non gli è andata bene una cosa. Ho parlato di raid ed si è distrutto tutto. Ho chiesto se ovviamente Jonathan avesse qualcuno, ma ripeto, perdonatemi, si è sballato un attimo tutto, ma io devo stare attento. Sì, un secondo però c'è stato, scusate, non era voluto. E niente. Quindi purtroppo anche dei miei, sono tutti a nanna. Mi rendo conto che faccio le live magari presto per alcuni di voi o per anche i miei colleghi, però è anche questione mia di studio, ve l'ho già detto, io poi sono in mood studio. Aspettiamo un altro pochino, io intanto bevo un altro po'. E per capirci, avevo detto che l'avrei detto in post live, quindi ve lo dico ora. A un certo punto io qui in stanza ho una bellissima falena. Non mi fanno schifo gli insetti, soprattutto le falene, le farfalle, a me piacciono da morire. E mi si era messa sul petto. Capisco che è morbido perché sono una donna, quindi vabbè. Però ero lì del tipo, sto facendo la live, ti levi? E quindi per questo ho detto, c'era un'altra creatura in questa stanza che è anche lei interessata, anche lei interessata. Esattamente, una piccola bimba monella. E per quanto riguarda l'altra bimba monella, vi metto, se riesco, su Instagram o se riesco su Discord, quello che ha fatto ieri sera per la ciotola del mangiare. Perché ovviamente ormai ci deve essere prima o poi anche una stormy cam, però piano, per la webcam del cane si parlerà più avanti. Ste invasioni, sì, invasioni di ogni animale, creature, ma mettere una piantina qua così c'ho proprio tutto il regno. Piante, animali, animale, più animale di me non c'è nessuno. E via. Va bene bimbi, dai. Vi lascio andare, dato che non ho sia avuto risposta, non ho bevuto, bevo fra un po'. E ci si becca sabato. Sabato si fa quello che si doveva fare stasera, però il sabato viene più comodo per fare certe cose.